Regionali e delle affermazioni di ieri di Beppe Grillo, che ha detto di voler vincere le regionali per abolire le regioni. Abbiamo parlato con il deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Sentiamo il microfono di Giorgia Rombolà. Commissione antimafia dovrebbe indagare su eventuali altri impresentabili nelle liste. Ricordiamo a tutti i cittadini italiani che la Commissione antimafia ha dei poteri di indagine, ha a sé DDA, a carabinieri, a polizia, con la quale potrebbe accertare anche nuovi impresentabili all'interno delle liste. Credo invece che verranno partoriti sempre i soliti noti. Poi c'è da fare un'altra considerazione. Ci rendiamo conto che per colpa di Forza Italia e per colpa del PD la Commissione antimafia parlamentare sta analizzando i curriculum dei candidati alle regionali. Quei partiti che dicono vogliono promuovere l'Italia nel mondo ci fanno fare ancora una volta una figuraccia a livello internazionale. Questi partiti non vanno più votati. Senta, ma sarà comunque una lista parziale perché riguarda solo le liste civiche, peraltro delle regionali. Non si rischia quindi un autogol che magari poi degli impresentabili alle amministrative, alle comunali non vengano segnalati? Ma sicuramente, io quello che mi permetto di dire è solo una cosa: essere impresentabili oggi in politica non significa per forza avere solo delle condanne o delle indagini in corso, ma se andiamo a vedere nei comuni, se andiamo a vedere bene nelle liste delle comunali, troviamo ancora altre assurdità. Il discorso è questo: i partiti dovrebbero filtrare i loro candidati, non aspettare la Commissione antimafia che fa addirittura una relazione sui loro candidati. Noi nel Movimento 5 Stelle non facciamo candidare indagati, non facciamo candidare condannati. Con questa regola ci togliamo di torno almeno tutti quelli che hanno processi in corso. Perché? Perché se poi entrano nelle istituzioni per salvarsi la pelle dai processi, non lavorano per i cittadini, come è successo in passato anche a livello parlamentare. Ieri Grillo è tornato sulle elezioni regionali e ha detto votate noi per cancellare le regioni. Oggi si deve aprire un dibattito sulla razionalizzazione degli sprechi delle regioni. Ovviamente Grillo esalta questo concetto con il suo modo di fare, ma noi sappiamo bene che forse le istituzioni che soffrono di più i cittadini oggi sono le regioni. Ormai 18 regioni in Italia sono sotto indagine con i loro consigli regionali. Io vengo dalla Campania dove un consigliere regionale calvo comprava con i rimborsi della regione tinture per capelli. Siamo ad un livello di sprechi e di corruzione enorme e se la razionalizzazione delle strutture amministrative, ricordiamo, non è che stiamo dicendo che mettiamo insieme campani con veneti, stiamo dicendo che razionalizzando le strutture amministrative riusciamo a migliorare quella che è l'efficienza, a evitare sprechi delle tasse dei cittadini e soprattutto cominciamo a limitare la corruzione.